mandato, siamo legittimati a intraprendere una partnership? Abbiamo, qualcuno ci ha legittimamente, come dire, empowered, dato il potere, chi ci dà la giustificazione per intraprendere questo? E da questo punto di vista può essere utile richiamare, certamente a livello internazionale, ma poi anche a livello nazionale, alcuni punti guida. E quindi cominciamo forse da quello che è stato il primo documento che a livello internazionale ha portato l'attività fisica ad un livello di dignità disciplinare paragonabile a quello della nutrizione. Qualcuno stamattina ricordava che al confronto della nutrizione noi abbiamo una storia recente, e la nostra storia recente in parte è dovuta proprio al fatto che soltanto nell'ultima quindicina di anni, proprio anche a livello internazionale, la massa di dati e di evidenze che si sono venute accumulando ci hanno dimostrato non solo che l'attività fisica fa bene in maniera generica, ma ci hanno dimostrato quanto fa bene, così come ci hanno mostrato quanto faccia male essere fisicamente inattivi. Ricordiamoci, è del 2002 la pubblicazione della prima quantificazione del burden of disease of physical inactivity, quindi stiamo parlando di evidenze che, a paragone di quelle che si sono accumulate, non so, nel campo del tabagismo, dell'esposizione ad altri fattori di rischio, sono relativamente nuove. Quindi abbiamo un percorso di apprendimento da fare da questo punto di vista, e certamente il fatto che nel corso dell'ultimo decennio ci siano stati degli sviluppi politici importanti ci può aiutare e dare, come dire, una forza e dei pilastri su cui possiamo poi costruire questo edificio di promozione dell'attività fisica. Quindi la Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health è stato forse il primo documento che a livello di politiche sanitarie internazionali ha scritto nero su bianco l'incoraggiamento a formare delle partnerships e insieme a degli stakeholders, quindi dei portatori di interessi pubblici e privati. Sempre continuando con la storia degli anni recenti, ricordiamo la conferenza sul contrasto dell'obesità del 2006 che rilasciò il cosiddetto charter, la carta sul contrasto all'obesità, e anche in questo caso vi è un riconoscimento che il settore privato dovrebbe avere un ruolo importante e la responsabilità, una parte della responsabilità nel costruire un ambiente più sano. E nuovamente viene menzionata lo sviluppo di una partnership fra pubblico e privato con un fondamento di public health, ricordiamocelo questo più là nella presentazione, perché apre poi una serie di spunti di riflessione importanti, e con degli obiettivi specifici, e quindi abbiamo questo ulteriore incoraggiamento, questo ulteriore mandato. Continuiamo con il 2011, come sapete il 2011 è stato un momento fondamentale per la lotta, per la presa di coscienza a livello politico globale della relazione fra malattie non trasmissibili e politiche di governo. Questa è una citazione dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi non del settore sanitario, ma i governi rappresentati magari dai ministeri degli affari esteri, quindi quello che si dice la salute in tutte le politiche. Forse l'evento del 2011 è stato il primo momento pratico in cui primi ministri si sono occupati delle malattie non trasmissibili in un'ottica di strategie politiche nazionali, quindi non soltanto settoriali. E anche in questo caso l'inclusione del settore privato e della società civile è stato riconosciuto nella dichiarazione politica come uno degli elementi importanti. E poi ovviamente la nostra Carta di Toronto, quindi, che dedica un'intera sezione proprio allo sviluppo delle partnerships. Quindi diamo per assodato che abbiamo un mandato,
a intraprendere e operare all'interno delle partnership, cioè un mandato. Abbiamo una base di policy, come si suol dire, per poterlo fare, una legittimazione di policy a farlo.